Certo, parlare di intolleranza alimentare ha un significato in quanto arriviamo da una tradizione che ci ha abituato a considerare delle reazioni nei confronti da cibo. Ma l'immunologia moderna sta scavalcando questo concetto. Ormai si parla di infiammazione da cibo, cioè di quella che è l'effetto fondamentale sull'organismo di una reazione infiammatoria. Gli anticorpi, la reattività allergologica sono gli strumenti che ci consentono di capire quali sono gli alimenti, ma non dobbiamo mai pensare ad una reazione negativa nei confronti del cibo, dell'alimento in oggetto. Dobbiamo pensare a come rieducare, riportare verso un riequilibrio spontaneo la condizione infiammatoria. L'infiammazione a volte è utile nell'organismo, quando supera certi livelli, va riportata all'interno del suo normale valore perché non compaiano più i sintomi infiammatori, dall'artrite al reflusso, alla cefalea e ne possiamo citare tanti altri, che sono l'espressione sintomatologica di questo disturbo infiammatorio.